Ciao amici, come sapete l'emergenza coronavirus ha cambiato inevitabilmente la nostra quotidianità, però per tornare al più presto alla normalità possiamo fare una cosa molto importante, cioè quella di attenerci scrupolosamente alle indicazioni sanitarie ed istituzionali che ci vengono date. Partiamo dalla mano, lo so che l'avete sentito tante volte, però io lo ribadisco, è importantissimo evitare il contatto diretto tra la mano, la bocca, il naso e gli occhi, così come la stretta di mano. Quando salutiamo evitiamo di farla, non serve, così come non servono i baci, gli abbracci, salutiamoci tutti con un semplice e rincuorante sorriso, tenendo una distanza di sicurezza l'uno dall'altro di almeno 1 metro. Evitiamo di frequentare i luoghi sovraffollati, stiamo in casa il più possibile, stiamo in casa soprattutto se non siamo bene, abbiamo dei sintomi influenzali, abbiamo più di 65 anni. Un pensiero particolare ai nostri nonni, alle nostre nonne lombarde che possono stare a casa, possono guardare tutti i film che gli piacciono, leggere un buon libro e guardare la televisione, perché proprio dalla televisione, se noi ci atteniamo, le misure che vi ho appena ricordato potranno arrivare notizie sempre più positive e riuscire a limitare il numero dei contagi, perché questo momento è l'obiettivo principale. Siamo chiamati tutti ad un grande senso di responsabilità e possiamo diventare veramente cittadini attivi nello sconfiggere, debellare, limitare il coronavirus. Per cui davvero non perdiamo questa occasione, nessuna paura, una nuova responsabilità per stare bene noi e per fare stare bene gli altri.